Allora, riprendiamo il discorso di ieri cercando di darci qualche regola pratica. Queste slide ci sono ancora, ve le aggiungo poi, perché sennò non sono ancora tra quelle che avete voi, ma ovviamente poi le integro e ricordatevi di riscaricarvi quel set di slide in cui ci sarà questa parte in più. Cominciamo a darci delle linee guida, in parte euristiche, in parte validate, che ti possono aiutare essenzialmente a fare questa parte di progettazione. Io vi racconto, anche un po' sinteticamente, perché altrimenti è una cosa molto analitica, alcuni criteri, no, che poi vi ho riportato qua, di scelta di quali controlli e come presentarli all'interno di widget, e poi invece passiamo alla cosa che ci interessa di più, cioè che relazione c'è, cioè come faccio poi a definire quali sono i controlli che mi interessano a partire dai casi d'uso, e questo lo facciamo, diciamo così, praticamente con degli esempi. Allora, la prima domanda che ci facciamo è: sì, ma io devo chiedere all'utente delle informazioni, devo permettergli di inserire dei dati, devo permettergli di costruire, no, qualcosa, modificare delle proprietà, quello che vogliamo, come faccio, no, a scegliere i componenti ottimali dell'interfaccia utente? Allora, qualche criterio più o meno ce l'abbiamo. Questa tabellina qui ci dice: guarda che se tu hai delle voci che sono mutuamente esclusive oppure non mutuamente esclusive, cioè che possono essere o non essere valide contemporaneamente, la linea generale ti dice di usare dei radio button oppure del checkbox. Se invece in questi stessi problemi tu devi lavorare in un contesto in cui lo spazio è limitato, e tendenzialmente usi invece al posto di radio button una lista a tendina, quindi un riquadro che si apre solo su richiesta, oppure una lista che permette di selezionare più di una voce contemporaneamente. Se vogliamo, lo sappiamo tutti, su uno smartphone i radio button non ci sono mai, non c'è mai nessun pezzo di interfaccia, tranne quando editiamo qualche sito, ma altrimenti nei menu di configurazione, nelle applicazioni, vi è mai capitato di incontrare il radio button? No, quando avete le opzioni vi si apre la tendina con le opzioni possibili, no? È una lettura diversa della stessa funzionalità, implementata in modi diversi a seconda che ci siano o non ci siano dei vincoli di spazio. Qui la stessa cosa: se io devo inserire, selezionare un valore esistente oppure eventualmente inserire uno nuovo, qual è la possibilità? In un caso potresti avere dei bottoni con un campo altro in fondo, in un altro caso invece potresti avere il solito campo di testo che però ha la tendina a discesa per proporti i valori esistenti. Cose di questo genere. No, queste sono, se vogliamo, se ne trovano in giro, no, di suggerimenti di questo genere parecchi. A me quello che mi è piaciuto, che vi riporto qui, è invece una sorta di algoritmo che ti dice: guarda, if and or fai questo, che è una linea guida abbastanza precisa. Poi è chiaro che ciò che c'è scritto qui non è per fortuna il tizio che si è alzato al mattino e dice: secondo me è meglio far così, ma sono, diciamo così, i risultati, grosso modo, degli studi di usabilità che sono stati fatti. No, qui sono quattro, se non sbaglio, grosse categorie. Dice, if, si legge così, no? Se sei in uno di questi casi e capitano queste condizioni, oppure queste, allora usa questo tipo di widget. Quindi è una, se vogliamo così, una scheda abbastanza facile da consultare. Quindi dice: se tu sei nel caso in cui devi selezionare una voce tra alternative mutuamente incompatibili e i dati sono dati discreti, quindi non un numero reale, ma una serie di valori possibili, se sono dati che sono facili da descrivere a parole, quindi più per valori che non, cioè ti opzioni, giorni della settimana, no? Che non i numeri del mese, che non i giorni del mese, tanto per capirci, e hai una scelta abbastanza limitata, quindi da 2 a 8 elementi, quindi siamo in un sottocaso, valori discreti, diciamo tipicamente testuali, cioè descrivibili a parole, e in un numero limitato. A me viene sempre in mente i giorni della settimana, quando descrivo o quando mi cerco di calarmi in questo contesto.
Dopodiché, in questo contesto, possono capitare quattro sottocasi. Quattro sottocasi, primo sottocaso, anzi, i primi due, dicono che non è mai necessario inserire manualmente un dato. Cioè, devi sempre scegliere tra valori già predefiniti. I giorni della settimana sono così. Oppure, gli ultimi due casi, il terzo e il quarto, dicono invece può essere necessario che tu introduca un valore manualmente. Quindi è questa distinzione. Un elenco di alternative mutuamente esclusive, ma questo elenco può essere un elenco chiuso o un elenco aperto. L'utente deve scegliere tra questi oppure eventualmente può aggiungere una nuova. Okay? Allora, nel caso in cui, nei primi due casi, l'utente non debba inserire nuovi valori, ovviamente il contenuto non cambia mai, questa è una conseguenza, in realtà il primo e il secondo punto sono legati l'uno all'altro, ma il terzo punto dice ho abbastanza spazio, non ho abbastanza spazio. E qui ricadiamo in quello che ci dava lo schemino prima. Se ho abbastanza spazio e l'utente non deve mai inserire dei valori nuovi, e sono in questo caso, allora va benissimo una serie di radio button. Se invece mi manca spazio, o meglio lo spazio che ho è limitato rispetto all'entità, al numero di elementi che devo mostrare, allora va benissimo un list box di questo genere, eventualmente di tipo drop down, cioè che si possa chiudere quando non mi serve. Se invece devo poter modificare il testo, dovrò associare alla lista, no, che presenta le alternative, anche un campo di testo. Anche un campo di testo nel quale eventualmente poter scrivere qualche cosa, un testo o un numero. No? Qui questo, dicevamo già, sono le tipiche combinazioni, combo box, perché c'è un box di testo ma è combinato con una lista. La lista tendenzialmente compare solamente quando entro dentro, potrebbe essere una lista sempre visibile, scusate, come in questo caso, oppure potrebbe essere una lista che compare solo quando ci entro dentro oppure quando la richiamo esplicitamente, come fa vedere questa frecciolina qua. Quindi è un campo di testo combinato con una lista, lista che può essere sempre visibile oppure a scomparsa, a comparsa barra scomparsa. Quando qua dice drop down barra pop-up vuol dire che puoi aprirla, drop down, oppure richiuderla pop-up. Queste sono le quattro alternative. O non ho abbastanza spazio e devo o non devo poter aggiungere, poter scrivere del testo che potrebbe anche essere diverso da quello presentato. Poi cosa capita invece se ne avessi di più? Più di 9. Cioè, di là, chiaramente non sono delle leggi dello Stato che se è esattamente 8, se è esattamente 9 devi cambiare, sono delle linee guida. Però qui avevamo il limite di avere poche scelte, poche alternative. Se invece ho molte più alternative, che cosa faccio? Ah, prima di passare a questo, ieri mi è venuta una curiosità, ho detto ma abbiamo visto che il dialogo di Word per settare i caratteri è sballato. Allora, stamattina mi è venuto in mente, ma cosa fa OpenOffice? Suspense? Allora, qui è uguale. Ma no, questo è OpenOffice, non è Word. Se andiamo sulla parte incriminata, vediamo che segue esattamente le linee guida corrette. Cioè non fa gli errori che abbiamo visto ieri in Word. Per cui abbiamo delle checkbox, ma che sono giustamente compatibili tra di loro in tutte e 16 le fantasiose combinazioni che possiamo creare, avendone 4. E il discorso della sbarratura è stato messo come tendina, sbarratura singola, no, questo è un overlining, scusate, un overline che Word non aveva tra l'altro, strike through, cioè riga attraverso, semplice, doppia, spessa, con le sbarrette, eccetera, eccetera. Tra l'altro qua si possono, e questo è chiaro che queste sono alternative indipendenti tra di loro e sono del tutto slegate rispetto alla sottolineatura che può essere singola, doppia o quello che volete. Qui non c'è dubbio, non c'è possibilità
anche prima di cliccare non c'è possibilità di confusione. Tra l'altro, come si vede, si sono potuti anche allargare a offrire più opzioni rispetto a quelle di Word, proprio perché l'interfaccia è più adatta, no? È studiata meglio, allora aggiungere Word aveva solamente la sbarratura singola doppia, non altre. Pensate di che cosa sarebbe voluto dire aggiungere a Word in quelle checkbox altre checkbox che erano tutte relative magari alla sbarratura e altre relative alla sottolineatura. Sarebbe stato ingestibile in certo senso, no? Perché la confusione sarebbe cresciuta col quadrato del numero di checkbox come minimo. Mentre qua hanno fatto una cosa che dal punto di vista dell'usabilità è più semplice, più immediata, più corretta se vogliamo, e dal punto di vista della funzionalità è maggiore. Quindi non è vero che una cosa che diventa complessa debba diventare necessariamente complicata. Cioè la complessità funzionale può aumentare anche se la semplicità d'uso e non la complessità d'uso ne guadagna. Chiaramente bisogna lavorare di più, cioè non fare la prima cosa che viene in mente, ma studiarlo per bene. Ecco, questo per gli elenchi brevi. Per gli elenchi lunghi, vabbè, ma qui ce l'avevamo l'elenco lungo, scusatemi, l'ho appena chiuso, è questo ad esempio. Questo, l'elenco dei font, è un elenco lungo, a differenza da questo, che è un elenco invece più breve. Le soluzioni poi alla fine sono sempre le stesse, nel senso che i widget che abbiamo a disposizione sono gli stessi, la domanda che facciamo è quale è meglio usare rispetto a quale, no? Per cui, di nuovo abbiamo queste, l'if racconta sempre la stessa classe, con la differenza che sono tanti anziché pochi voci, no? E qui di nuovo le divisioni sono sempre il testo non si deve cambiare oppure si può cambiare, e l'altra alternativa è o spazio oppure non spazio. E qui ho le varie scelte, da cui se non altro si nota che sono completamente scomparsi i bottoni. Il radio button non si usa più, non ha senso riempire una videata di radio button, nonostante qualche questionario online cerca di farvelo fare, è fatto male. E quindi le scelte sono tra, di fatto, delle liste visibili oppure le liste scomparsa, a seconda che abbiamo o non abbiamo spazio, oppure delle combo box, cioè liste con la casella di testo sovrastante, lista visibile o lista scomparsa. Quindi ricadiamo nei casi precedenti, escludendo essenzialmente il primo caso di radio button. Quindi questa è la lista semplice e questa è la lista combo, combinata col testo. Questa è una lista combo a scomparsa, perché il bottone a fianco. Nel caso nostro di OpenOffice, questa è una combo non a scomparsa, perché questa parte qua non scompare. Questa è una lista semplice senza la possibilità di inserire del testo. Vediamo se abbiamo una lista, una combo libera, mi sembra che non ci sia. No, qui poi ci sono altre cose. In questo caso non c'è nessuna combo a scomparsa col testo libero, cioè di questo tipo qua. Di questo tipo qua in fondo, in basso a destra. Non l'hanno usata. Poi ci sono altri casi, questo se vogliamo copre la maggior parte dei casi di scelta. Scelta mutuamente esclusiva, che tra l'altro sono quelle forse più frequenti, cioè scegliere da un elenco. Poi altro caso 3, alternative mutuamente esclusive, dati discreti, quindi non continui, che siano suscettibili di una buona rappresentazione di tipo grafico, il contenuto cambia per nulla ornamente e il numero di elementi può essere sia piccolo che grande. Allora, in questi casi si può suggerire una disposizione grafica tipo una tavolozza, per esempio la tavolozza di colori tra cui scegliere, oppure i giorni del mese, disposizioni grafiche di questo genere. Perché? Ma perché il dato sottostante si presta a una rappresentazione grafica. Io non andrei mai a pensare a una disposizione bidimensionale di questo genere con l'elenco dei nomi dei font, o la dimensione dei font, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che senso ha? Il calendario si presta perché noi lo pensiamo in settimana, lo pensiamo in giorni della settimana, il mese, e quindi è naturalmente bidimensionale, non è lineare, mentre la dimensione in punti di un carattere non va a capo in un punto naturale, non so, dovessi diciamo così, organizzarla su una griglia bidimensionale. Quindi dipende dalla natura dei dati, in certo senso. Poi, ad esempio, molto spesso
qui non fa la differenza, ma molto spesso queste rappresentazioni sono scomparse, visto che tendono a occupare molto spazio, soprattutto il calendario. Se avete su un form da inserire 3-4 date, se aveste per ciascuno il calendario lì, diventa molto pesante visualmente e occuperebbe molto spazio, per cui tipicamente il calendario si apre nel momento, è un pop-up, no? Si apre nel momento in cui ci entri dentro. Vabbè, questo è un caso abbastanza di nicchia, se vogliamo. Poi ho il caso di 4, che dice escludere ancora sempre, cioè alternative ancora sempre mutuamente esclusive, quindi incompatibili tra di loro, casi non frequentemente selezionati, cioè di fatto opzioni che si presume che l'utente cambi molto raramente, il contenuto non cambia, cioè i valori possibili sono sempre gli stessi, sono dati facili da ricordare e dati di tipo predicibile consecutivo, cioè di fatto serie di numeri, serie di valori, che l'utente normalmente sa già a memoria. Ok? E a volte potrebbe essere utile scrivere, no? Che l'utente possa scrivere. Allora, questo si presta bene a essere rappresentato in generale in una combo box, cioè un campo di testo in cui l'utente può scrivere e poi comunque ho le alternative. E questo va bene sempre, ma io qua ho delle informazioni in più. Io so che l'elenco dei valori, tra cui l'utente può scegliere, è già noto all'utente, anche prima di aprire la combo, anche prima di vedere la lista. Perché? Perché magari sono i giorni della settimana, di nuovo, perché magari sono i numeri interi. E allora hanno, non solo è noto l'insieme dei valori, ma è noto anche l'ordine, hanno un ordine naturale, noto all'utente. Allora in questo caso si possono pensare dei cosiddetti spinner, no? Delle caselle di testo che a fianco hanno dei bottoncini, poi chiaramente le rese grafiche, se con funzione del toolkit grafico sono diverse, no? Possono essere qua, possono essere una destra, una sinistra, le frecce, secondo il tipo di interfaccia che fate, possono esserci qualcosa che faccia, che dia la rotazione come l'interfaccia dell'iPhone, ma il concetto è sempre lo stesso. Ho un valore che, volendo, potrei anche, questa casella di testo potrebbe essere semplicemente di sola lettura e quindi posso solo comandare quei bottoncini, oppure potrebbe essere di lettura e scrittura, quindi posso anche scriverci dentro un valore. Ma in ogni caso posso sempre incrementare e decrementare con le due freccioline. Quindi ricadiamo in questo caso. Se invece stiamo parlando di dati sempre noti all'utente, ma di natura continua, qui cambia radicalmente questa riga, non sono più dati discreti ma sono dati continui, magari sono numeri interi ma in un range abbastanza ampio, che sono da 1 a 100, o da 0 a 255, se scegliete i colori, i componenti RGB di un colore, allora un modo per visualizzarlo può essere quello del cosiddetto slider, orizzontale o verticale, cioè qualcosa che è esposto e diciamo, di fatto imposto in modo proporzionale il valore. Se poi mi serve che l'utente possa impostare anche un valore preciso, tipicamente questo slider sarà in combo con una casella di testo che ne riporta il valore, per cui io posso spostare lo slider sul valore che mi piace oppure immettere il valore numerico direttamente. Chiaramente sono combinazioni di. E poi abbiamo il caso 6, che è quello che ci dice, guarda che se hai delle alternative non mutuamente esclusive, che cosa puoi fare? Di fatto puoi fare del checkbox, no? Senza stare tanto a vedere le alternative, ma alla fine si dice se non hai molte di queste alternative, ma di fatto diciamo, direi che questa prima riga, alternative non esclusive, è diciamo così, diversa da tutti i casi precedenti. Quindi nel caso delle alternative esclusive ho tutte quella ramificazione di possibilità. Nel caso in cui non siano incompatibili, quindi possono essere selezionate insieme, alla fine la soluzione è fare delle checkbox. Sperando che non siano molte le opzioni. Se fossero di più, qui suggeriscono un tipo di controllo che però io multerei chiunque voglia utilizzare, non voi, ma in generale le interfacce, che è la lista a selezione multipla. Scusate. La lista a selezione multipla
è una cosa difficile da usare. Non ne ho un esempio pronto, proprio perché non lo uso nessuno. Di fatto sono molto simile a una lista di voci, tipo questa, in cui però ne posso selezionare più di una. Qual è il meccanismo per selezionare più di una? Varia, nel senso che non è mai stato trovato nessuno, secondo me, soddisfacente. In alcuni casi, perché, capisci, io ho Australia, poi voglio mettere anche Francia. Come faccio a far capire al sistema se voglio mettere Francia al posto di Australia oppure in aggiunta ad Australia? E si sono scelte due modalità diverse. La prima modalità è quella di creare le liste a scelta multipla che fossero un'estensione delle liste a scelta singola. Cioè l'utente che sa usare una lista a scelta singola userà quella scelta multipla e funzionerà allo stesso modo. Se tocco Francia si toglie Australia, che è quello che si aspetta. Ma ho un modo per fare in modo invece di selezionare contemporaneamente le due. Ad esempio in sistemi Windows tieni premuto il tasto CTRL. Quindi fai CTRL e clicchi 2 o 3 e questi si selezionano tutti contemporaneamente. Se invece ne clicchi uno senza tenere premuto CTRL, si seleziona quello e si deselezionano tutti gli altri. Che sia intuitivo questo, neanche sotto tortura, lo ammetto. Altre alternative invece sono quello di fatto trasformare ciascun elemento della lista in un bottone che può essere premuto o non premuto. Quindi tocco Francia, si evidenzia Francia. Ritocco Francia, si toglie la Francia. Ritocco Australia, che era selezionata, si deseleziona e così via. A volte, per rinforzare il concetto, alcuni mostrano queste liste, diciamo così, selezionate, in cui ogni volta che la tocco fa un'operazione di toggle, quindi inverte lo stato di selezione, a volte accompagnano questo con una checkbox a fianco. E quindi alla fine sono tornate le checkbox. Solo che queste checkbox magari sono tante, quindi non le vedo tutte insieme, le metto in una finestrella piccola in cui con la scrollbar devo andarmi a cercare avanti e indietro. Soluzioni buone che non siano, diciamo così, pesanti per l'utente, di fatto non se ne trovano, per questa casistica qui. Perlomeno che io abbia trovato soddisfacente, no. A quel punto, molto spesso, ecco, sì, magari aggira il problema. Ad esempio interfaccia in cui hai un campo di testo, eventualmente una combo box che ti permette di scegliere una voce, hai il pulsante più o aggiungi, ne aggiunge una e poi ne puoi aggiungere una seconda, poi ne puoi aggiungere una terza, però riconduci un'operazione di scelta multipla che non riesci a fare bene in una sequenza di operazioni di scelta singola di voci da aggiungere, che poi possono essere magari ciascuna delle quali avrà il suo bottoncino, il meno oppure l'iconcina del cestino per cancellare, per eliminarla. Quindi a volte non si affronta il problema direttamente ma indirettamente. Provate a farci caso quando usate programmi o le applicazioni, provate un po' a chiedervi: ma questo qui perché l'hanno fatto così? È il modo migliore? L'avrei saputo far meglio? Siamo qua. Ok, questo se vogliamo un po' il nostro bignami, no, di controlli grafici. Poi ciò che non abbiamo trattato sono i controlli testuali, ma sono quelli più semplice, cioè una casella di testo che può essere di una riga o di più righe, e quella le metto quando l'utente deve inserire del testo, lì non ho molte alternative. Ok, allora facciamo l'aggancio con i casi d'uso. Allora, l'interfaccia deve mostrare, ieri avevamo fatto un elenco di cose che l'interfaccia ti può permettere di fare, leggere, cercare, filtrare, inserire, visualizzare, eccetera, eccetera. E ovviamente le cose che l'interfaccia ti deve permettere di fare sono quelle che sono previste dal caso d'uso che stai cercando di implementare. Al caso d'uso noi l'abbiamo spesso visto come un ping pong. Un ping pong in cui l'utente dà delle informazioni al sistema, il sistema dà delle informazioni all'utente, l'utente dà delle informazioni al sistema e così via. No? Un palleggio continuo, abbiamo detto sì, perché i sistemi informativi tendenzialmente sono di tipo reattivo, per cui reagiscono alle informazioni, alle azioni fornite dall'utente. E quindi se l'utente non fa nulla, il sistema informativo normalmente, no, salvo gli allarmi o altri casi che avevamo citato, normalmente sta in attesa. Quando l'utente fa qualcosa,
di fatto sta fornendo o comandi o informazioni al sistema, e il sistema il quale ovviamente risponde. Risponde con, diciamo, una videata o una pagina, se parliamo di applicazioni web, con una pagina che contiene delle informazioni, e si spera che queste informazioni siano pertinenti a ciò che aveva richiesto l'utente nel passo precedente, che di fatto sono la risposta a quello che lui ha chiesto, e poi contiene dei modi per interagire. Cioè una pagina web o una videata che non permetta all'utente di interagire è sbagliata sempre. Forse anche solo un bottone chiudi, ma un'interazione ci deve essere. No? L'utente non può mai essere portato in un vicolo cieco in cui ha una videata in cui lui non può far nulla, o spegnere il computer oppure starli fermo. Quindi ogni pagina deve comunque sempre fornire all'utente delle modalità di interazione. La più semplice, la minima, è permettere di uscire da lì. Nel caso di un'applicazione web ho il tasto indietro e quindi ce l'ho già sempre, non è necessario che sia l'applicazione o l'interfaccia che lo contenga. Ma in caso di altre applicazioni, di altri contesti, devo fornirlo. No, pensate alle applicazioni mobili, da quando, diciamo così, sono uscite generazioni di telefoni che non avevano più i tasti fisici, ad esempio il tasto indietro, in tutte le applicazioni nell'angolino c'è sempre la frecciolina all'indietro che ti permette, ma quella la mette il programmatore, non c'è da sola, perché altrimenti a un certo punto non sapresti più come fare. Ok, allora noi progettando l'interfaccia ci dobbiamo mettere dall'altro lato per un attimino rispetto all'utente. Noi nel disegnare il caso duro ci siamo messi dal lato dell'utente. L'utente dà informazioni al sistema, il sistema fornisce indietro risposte, quindi informazioni, e possibilità di interazione in più, che servono all'utente per poter gestire il passaggio successivo, e si va avanti così. Allora, quando io penso alla singola videata o alla singola pagina, questa contiene due cose. Diciamo sopra e sotto, ma non è vero, ma tanto per capirci. Sopra contiene la risposta all'interazione precedente dell'utente. Tra virgolette sotto, anche se non è un'indicazione di layout, contiene degli elementi interattivi con cui l'utente potrà fare il passo successivo. Cioè il sistema, quando crea una pagina, si trova a metà tra due interazioni dell'utente, tra due azioni dell'utente, no? Nel meccanismo del ping pong. Allora deve rispondere al colpo precedente, a ciò che l'utente gli ha chiesto, e nello stesso tempo piazzare un bel colpo, cioè fornire all'utente le informazioni per poter proseguire. E queste due cose sono condensate in un'unica videata, in un'unica interfaccia. Poi in pratica è più semplice di così, no? Quando entriamo negli esempi viene naturale. Però dobbiamo sempre chiederci, cosa mi ha chiesto l'utente nel giro precedente e quindi io come faccio, come e dove glielo visualizzo? E poi mi devo chiedere cosa dovrò permettere all'utente di fare nel passaggio successivo e quindi come lo... Quindi se l'utente successivo, nel passaggio successivo mi deve inserire dei dati, devo prevedere un controllo per farlo. Se mi deve semplicemente andare avanti perché ha letto, confermare che ha letto una certa cosa, dovrò mettergli un bottone conferma. Però noi ce l'abbiamo negli use case cosa farà l'utente nel passo successivo. Anzi, negli use case abbiamo cosa potrà fare gli utenti nelle varie alternative possibili, perché abbiamo anche l'extension che ci dicono, guarda, qui però l'utente potrebbe decidere di... E allora nel progettare l'interfaccia utente lo mettiamo, lo prevediamo in questo caso. Quindi, dal punto di vista, diciamo così, dell'interesse nostro come analisti funzionali, no? Il compito che ci siamo dati un po' in questo corso, il principale requisito dell'interfaccia che progettiamo è la coerenza dei dati. No, alla fine stiamo chiudendo il cerchio. Abbiamo deciso che un sistema informativo gestisce certi dati e a un certo punto questi dati arrivano nelle mani dell'utente e dobbiamo essere sicuri che i dati che abbiamo deciso di mostrare all'utente siano compatibili con quelli che il sistema informativo dovrà gestire. Questo è uno strumento, sembra una pignoleria, ma in realtà è uno strumento di validazione del caso d'uso. Cioè, mi accorgo
praticamente, ma me lo colgo sia dagli esami dell'anno scorso, sia anche proprio provando a fare gli esempi, che se tu disegni un caso duro, scrivi a parole, ti perdi sempre dei pezzi. Quando poi cominci a immaginarti e disegnare l'interfaccia, ti accorgi per forza se hai dimenticato qualche cosa oppure se hai tutto ciò che ti serve o se manca qualche passaggio in più. Mentalmente ti fai il mock-up di carta, no? Ti fai le varie videate e capisci come passare da una all'altra. Un requisito che sarebbe bello avere, ma io qua l'ho indicato come secondario, nel senso che non è su questo che posso valutarvi all'esame, perché non abbiamo approfondito questa parte, è una scelta ottimale o buona di quale widget usare. Però noi abbiamo visto queste linee guida veloci. All'esame ovviamente il focus non sarà tanto, visto che poi vi interessa questa domanda, me la faccio da solo e vi rispondo. Se uno mi mette, che ne so, uno spin box di questo genere anziché una lista di questo genere con dei valori numerici, va bene, perché comunque mi sta rappresentando un dato che è un valore intero compreso un certo range tra quelli permessi dal sistema. Io vado a vedere quello. Poi può darsi che in un contesto sia più usabile uno, sia preferibile l'uno piuttosto che l'altro, ma questi sono, diciamo così, aspetti, tra l'altro nella parte che facciamo noi non andiamo nel dettaglio sull'interfaccia utente, su quale sarà il canale, quindi no, non possiamo arrivare a quel dettaglio, no? E quindi non posso chiedervi di ragionare su quel dettaglio lì. Ok, allora teniamo presente questo e cerchiamo di metterlo in pratica. Io prenderei questo caso d'uso del registro elettronico, solo perché è un pochino più articolato rispetto agli altri, no? Che abbiamo fatto come esercizi, dove avevamo uno scenario fatto di ben 10 passi. Beh, non è che riusciamo probabilmente oggi a fare tutti i mock-up di tutti i passi. Pensiamo alle interfacce. Allora, innanzitutto, punto 1, il docente sceglie l'operazione di inserimento voto. Allora vuol dire che prima del punto 1 il sistema gli dovrà aver fornito, metti che sia il menu generale del sistema, la funzione inserisci un voto. Come? Beh, nel senso che io posso pensare, ad esempio, che ci sia una schermata con 4 bottoni che corrispondono ai 4 casi d'uso dell'utente. E l'utente inserisce un voto, visualizza voti, eccetera, non mi ricordo più quale, esattamente quale fosse il caso d'uso che abbiamo definito, li può scegliere. Quindi c'è un passaggio iniziale, se sono pochi potrebbero essere 4 bottoni in un'unica videata. Se sono molti, chiaramente li devo strutturare meglio in una serie di menu e sottomenu, in funzione di quanti sono i casi d'uso accessibili all'utente. Quindi una prima videata, prima del punto 1. Dopodiché su questa videata l'utente fa questa azione e il sistema si predispone ai punti 2 e 3, visti insieme. Cioè, il sistema mostra all'utente l'elenco delle proprie classi, quindi risponde alla richiesta precedente, e contemporaneamente il sistema predispone l'interfaccia affinché il docente possa scegliere una classe. Dopodiché il sistema ha finito e aspetta. Allora, proviamo un po' a vedere, cominciamo a vedere questi due passi. Allora, vediamo se la rete mi assiste, cosa che non è detto, perché ieri mi ha fatto qualche scherzo. Proviamo a farlo già con lo strumento che userete in laboratorio. Questo strumento è uno strumento reale, commerciale, il prodotto si chiama Balsamic, è uno strumento, se vogliamo, uno dei più utilizzati per creare mock-up. No? Il Balsamic ha due versioni, una che installi Balsamic con la Q finale, una che installi sul tuo computer, che è la versione che si chiama Balsamic, mentre Balsamic Mock-up, il nome completo sarebbe. Mentre invece c'è la versione online,
che si chiama My Balsamic, che si usa in modo interattivo semplicemente con un browser. Alle università danno la possibilità di attivare delle licenze gratuite, quindi riusciamo a farvelo usare senza farvi pagare, che fa sempre piacere, però funziona su un meccanismo di invito, per cui molti di voi che hanno già dato il nome e indirizzo di mail sono già stati invitati, quindi è stato creato già un progetto all'interno di questo, no, vedete che a ciascuno di voi corrisponde un progetto e lì dentro potete lavorare. No? I progetti sono visibili, si possono poi condividere, rendere visibili da altri, eccetera, ma chi ha già dato i dati dovrebbe aver ricevuto una mail automatica dal sistema Balsamic dicendo collegati qua, imposta la password, eccetera, per poterci lavorare. Okay? Chi non l'ha ancora fatto, contatta Bonino per farsi aggiungere. Vabbè. Poi io invece ce n'ho uno di prova. Qui ne abbiamo creati uno per persona, se poi volete per fatti vostri, per altre cose, magari lavorarci in gruppo, basta che ce lo chiediate, vi creiamo un progetto condiviso tra le persone che vi servono, ma non nel corso serve la cosa individuale. No? Ok. Allora abbiamo detto, il primo passaggio è quello di definire l'interfaccia utente nella quale l'utente può selezionare l'operazione di inserimento voto. Dov'è? Allora, questo dicevo, lo possiamo fare in modi diversi. In modo più rapido, perché voglio concentrarmi sul resto, è quello magari di mettere dei bottoni che corrispondono ai casi d'uso, dicevamo. Quindi, qui ci sono tutta una serie di controlli che si possono aggiungere al nostro mockup. Ce n'è a piacere. Questo, oltre di far vedere tutto, tutti, e poi beh, in realtà common sono quelli più utili, più frequenti. Contenitori servono per raggruppare, vedete che il rettangolo divisore, i tab con le linguette in alto, i tab con le linguette a sinistra, eccetera. Gli elementi dei form, che sono caselle di testo, combo box, date, eccetera. Sono tutte le cose che abbiamo visto in forma di mockup. Vari tipi di mottoni. Ad esempio qua c'è un big che è browser window, all'interno della quale noi possiamo pensare di disegnare i nostri controlli. No? Per cui possiamo pensare che ci sia, dunque, il titolo, dov'è? Title. Title si chiama registro elettronico. Qui sono sotto text. Il browser sia sotto B che sotto Common. Se dopo un po', vedete questo nome che c'è qua sotto, se sapete già che controllo volete, basta aggiungere questo qui CAD e volete, ah, io voglio aggiungere il browser, scrivo browser e lui mi dà già l'autocompletamento. Ah, quindi se so già il nome dell'elemento posso evitare di andarlo a cercare avanti e indietro. Registro elettronico, io posso avere ad esempio, viene detto, dei bottoni, che potrebbe essere il bottone inserisci voto, e un altro bottone che potrebbe essere visualizza voti. O altro. Per cui immaginiamo che questo mockup è ciò che vede l'utente quando, cioè per poter attivare il caso d'uso. Ok? Quindi prima del passo 1. Poi, dopo il passo 1, dicevamo, siamo a cavallo tra i passi 2 e 3. Quindi il sistema presenta al docente l'elenco delle proprie classi, il docente sceglie una classe. Allora, questa ovviamente è una videata diversa, è un mockup diverso. Quindi ne creo uno nuovo. Questo qui lo chiamo, dov'è che lo chiamo? Salva. E lo chiamo
passo zero, non passo, passo zero. Ok. Poi ne posso fare uno nuovo. Sempre dentro il mio browser e mi chiedo, browser window, mi chiedo come faccio a realizzare questo. Il sistema presenta sempre l'elenco delle proprie classi, l'elenco, presenta l'elenco. Quindi la prima fase è te li faccio vedere. La seconda fase è il docente sceglie una classe. Allora, detto così sembrano due cose separate. Ti faccio vedere un elenco, punto. Ah, ti do un controllo affinché tu possa scegliere una classe. In realtà le due cose sono la stessa. Cioè la cosa che devo poter scegliere è una voce di questo elenco. Allora, come facciamo a visualizzare? Quali controlli scegliamo? Quale visualizzazione scegliamo? Allora, innanzitutto chiediamoci che tipo di informazione viaggia dal sistema all'utente e dall'utente al sistema. Allora, dal sistema all'utente viaggia l'elenco dei nomi delle classi. Oh, un elenco di nomi di classi. Dall'utente al sistema, al passo 3, viaggia il nome di una classe. Quindi si tratta di fare una scelta singola tra voci mutuamente esclusive, una scelta singola tra voci mutuamente esclusive. Quante voci penso di avere? Boh, dipende. Sai, c'è l'insegnante, magari stiamo pensando alle scuole superiori, l'insegnante di italiano, storia e geografia che ti fa tutte le ore in una classe sola, quindi dovrà avere una classe sola, o magari due. Hai l'insegnante di educazione fisica o religione che fa un'ora o due ore per classe e avrà 9-10 classi. Più di così non credo. No? Più di 10 classi lo stesso insegnante è difficile che abbia, no? Quindi siamo in un numero di elementi tra cui scegliere che va da 1 a 10, da 1, 2 a 8, 10, come valore minimo e valore massimo. Io me la vedo, e nello stesso tempo, quindi non sono molti i valori, e cioè questa frase presenta al docente l'elenco delle classi, cioè io vorrei un'interfaccia in cui il docente può vedere l'elenco senza dover andare a navigare, a tirare giù, a aprire le tendine, perché il punto 2 richiede proprio che il sistema glielo mostri. Quindi le soluzioni possono essere 3, direi. La prima, quella più, se vogliamo, canonica secondo le linee guida, è una serie di radio button con i nomi delle classi. Perché abbiamo un numero di elementi non eccessivamente elevato, non abbiamo problemi di spazio perché dobbiamo solo mostrare questo in questa videata, quindi 10 voci di una videata ci stanno benissimo, poi c'è solamente un bottone di conferma e basta. La stessa cosa la potrei fare come una lista. Un rettangolino con le voci. Però la lista si presta meno, secondo me, ad essere letta. È più qualcosa in cui scegli la voce, ma non la usi tanto per leggere. Mentre invece l'elenco, no, si presta un pochino di più a convogliare l'informazione. Però qui veramente siamo sul fine, quindi va a mezzo dei due. Ci sarebbe una terza possibilità, che sarebbe quella di fare direttamente dei link. Cioè il nome della classe direttamente è un bottone o un link che ti passa alla pagina successiva. Però secondo ragioniamo sulla possibilità. Facciamo la cosa classica, il radio button. Allora, dove lo troviamo qua? Lo troviamo in bottoni. Radio button ce ne sono due.
era arrivato un singolo e me ne metto uno a uno, oppure c'è già direttamente il controllo Radio Button Group, che ti dà già un insieme di bottoni pronti. E qui ti dice come puoi visualizzarli, con una sintassi molto semplice, nel senso che se vuoi far vedere il bottone selezionato, lo scrivi con aperta tonda o chiusa tonda. Se vuoi far vedere il bottone vuoto, lo scrivi con aperta tonda, spazio, chiusa tonda. Bottone non selezionabile, non definito, col trattino. Oppure le voci scritte in grigetto, cioè attualmente non selezionabili, si può fare mettendo un meno davanti. Ma a noi tutte queste cose non interessano. Nel senso che per noi l'utente avrà qualcosa del tipo seconda A, terza C, quarta C e non so, quinta A. Ho scritto. Così nudo non vuol dire nulla. Ovviamente dobbiamo dare un titolo, che a questo punto potrebbe essere inserimento vuoto. E dobbiamo contestualizzare questo elenco, ad esempio con un'etichetta label, messo magari qua, scegliere classe. Tendenzialmente quando ho un radio button metto sempre un'etichetta che può essere o sopra o a fianco a sinistra, che aiuta l'utente a capire. Quindi ho visualizzato all'utente un insieme di alternative e l'utente potrà andare avanti. Quindi prendo un bottone. Ad esempio, posso pensare, visto che sto richiedendo una serie di dati in passaggi successivi, di avere un'interfaccia a wizard, avanti e indietro, e poi a sinistra magari l'annulla se voglio fornirlo. Quindi metto anche un bottone indietro, lo preparo già. Anche se a questo punto lo devo mostrare come disabilitato. Ecco, quando selezionate un elemento vi compare sempre questa cosa qua, che contiene tutte le proprietà possibili di questo elemento, quindi in questo caso stato disabled, e quindi lo fa vedere grigio. Allora, l'utente ha bisogno di due azioni. Scelgo la classe, clicco su avanti. Due operazioni. Ok? Per poter andare avanti. Mettiamo un esempio che scelgo la terza C. Quindi ci mettiamo la O. Questo non è completo, nel senso che l'interfaccia nel suo complesso avrà sopra il titolo del sito, il login, logout, il menu, eccetera. Stiamo pensando solamente al contenuto vero e proprio, no? Vi convince? Allora, il passo successivo a questo punto è la coppia di passaggi 4-5. Ragioniamo sempre nello stesso modo. A questo punto l'utente ha cliccato su avanti, il fatto che l'utente abbia cliccato su avanti completa il passo 3. A questo punto la palla passa al sistema, il quale deve fare il passo 4. Il sistema presenta al docente l'elenco delle materie che gli insegna in tale classe. E il docente seleziona una delle materie. Allora questo, anche per ragione di coerenza, lo farei esattamente nello stesso modo.
le materie che un docente può insegnare saranno 3 o 4, si insegna in quella classe lì. Quindi un elenco breve userà esattamente gli stessi radio button di prima per le materie. No? E quindi di fatto avrò un nuovo mockup che è quasi identico al precedente. Allora salviamo questo come scelta classe, passo, dunque l'abbiamo creato passo 0, quindi questo qua è il passo 2, 2, 3, scelta classe. Ah, non vuoi i puntini, scusami. Scusa, salve. E quindi farò il passo 4, 5, esiste per fortuna una voce clone che prendendo un mockup me ne crea uno identico, che sarà il passo 4, 5, scelta materia. Edit. E a questo punto sono in scelta materia, qua, scegli la materia nella classe terza C. Dobbiamo ricordare all'utente che cosa ha scelto nel passo precedente. C'è anche una conferma, nel senso che se per caso avesse cliccato sulla classe sbagliata, qua se ne accorge prima di andare avanti. E poi le materie che puoi insegnare in quella classe possono essere, ad esempio, italiano, storia, geografia e la bellissima educazione civica, di buona memoria. E questa volta il tasto indietro non è più disabilitato perché l'utente può andare avanti e indietro. Allora, vediamo se questo mockup soddisfa il passo a cavallo tra il 4 e il 5. Il sistema presenta al docente l'elenco delle materie che gli insegna, sì, è qua, nella classe selezionata, sì, è qua, e poi permette all'utente di fare il passo 5, cioè il docente seleziona una materia. Radio button, bottone avanti. Poi il passo dopo è passo 6-7. Il sistema presenta al docente l'elenco degli studenti della classe e il docente seleziona uno studente. Allora qui cambia un pochino perché i dati sono un pochino più lunghi, perché l'elenco degli studenti possibili di quella classe, diciamo, può arrivare fino a 30 persone. Dalle 20 alle 30, no? Da 16 a 31, se non sbaglio, dica adesso la legge. E in più sono dati che sono in qualche modo strutturati. C'è un cognome, un nome, un numero. No, pensate al registro cartaceo che avevano i professori. C'avete ancora anche voi la linguetta sinistra che si apriva, no? Vedi che passano gli anni, ma certe cose non cambiano. Nella linguetta c'era il numero progressivo, utilissimo quando volevamo tirare la sorte prendendo le pagine del libro, queste cose qua, e poi cognome e nome su due colonne separate. Forse anche la data di nascita, non sono sicuro.
non c'era il concetto di matricola alle scuole superiori. Allora dobbiamo presentare i dati in questo modo. Quindi di fatto è una lista composta in realtà di più colonne, quindi una tabella, e dobbiamo permettere al docente di selezionare una voce di quella tabella. Quindi una lista a più colonne, non so se Balsamic ce l'ha, ha sicuramente le tabelle. Allora, duplichiamo questo, ma sappiamo che, giusto per tenerci l'avanti e indietro a nulla, questo non c'ha il duplica qua sotto, vero Gian? No, rename e delete. Io il clone non riesco a farlo da qua. Ah sì, vedi che c'è tutto. Qui posso passare da un mockup all'altro semplicemente scegliendoli da destra, quindi se voglio immaginarmi. Poi è anche possibile, se non sbaglio, creare dei link da un mockup all'altro, cioè ad esempio questo bottone avanti lo posso legare al passo, questo è dal passo 2, 3 al passo 4, 5. Per cui poi posso avere una modalità interattiva, se non sbaglio sarà il full screen, in cui posso andare avanti e cliccando passa a quello successivo. Quindi riesco già, quando dicevamo mockup interattivi, no? Riesco già a permettere all'utente di fare delle cose, ma poi ci giocate con calma. Qui è tutto da cambiare ovviamente, questa parte qua è da eliminare, siamo nel passo, allora aspetta, salviamolo, passo 5, 6, 7, scelta studente. Allora mettiamo una tabella, potrebbe essere una tabella di questo genere, che mi fa vedere gli studenti di quella classe, e magari poi a fianco della tabella possiamo mettere, no, in una colonna possiamo mettere, come ci suggerisce qua, un radio button per dire seleziona quello studente lì. Adesso ovviamente questi dati sono fasulli, ma andiamo a vedere, lui che è sintassi strana, ma non poi così tanto, per definire questa tabella. Qui vedete name, tra parentesi job title, questa è la prima riga dai titoli, no? Poi questo accento circonflesso oppure accento circonflesso V servono per generare, se volete, le freccioline che indicano ordinato in modo crescente, ordinato in modo decrescente, eccetera. Le varie colonne sono separate da una virgola, questo barra R serve per andare a capo dentro la stessa casella e basta. Se volete avere le checkbox o delle radio button, semplicemente usiamo la stessa sintassi che avevamo prima. Basta, essenzialmente, non c'è molto di più. Quindi noi possiamo dire numero, cognome, nome, seleziona, e viene fuori una colonna così, dopodiché il numero sarà 1, a baba, che è sicuramente il primo se c'è Mario, 2, bababa, in questa classe è molto complicato fare l'appello, sempre Mario, giusto? No, cavaba, no, perché ripetere la C suonava male, Paolo,
4, saltiamo, Azzullo, Giulio, che suona anche bene Giulio Azzullo, ok. Ah no, poi dobbiamo mettere, chi interroghiamo oggi? Zullo. Poi vabbè, se andate a vedere bene la sintassi, c'è modo di dire questa cosa qua, metti la centrata, allineata a sinistra, a destra, con quella parentesi grassa che c'erano in fondo, se imposta le larghezze delle colonne, altrimenti fa tutto da solo come vuole. Allora, tutto questo scegli voto studente, scegli lo studente, valutato di educazione civica, in terza C. Questa è una frase, non è molto usabile di solito. Molto spesso in queste tipo di interfacce quello che si vede sono le cosiddette breadcrumbs, cioè briciole di pane. Non so se avete presente cosa si intende. Col fatto che tu vai avanti dei passi, breadcrumb, cosa così, no? In cui io avrei scritto voto terza C educazione civica, che ti permette da un lato di capire dove sei arrivato in modo molto più intuitivo che non una frase di testo che deve essere letta e compresa, e eventualmente vedete che questi sono dei link e quindi permette anche di tornare indietro a modificare una scelta precedente, che è equivalente ovviamente a cliccare sul tasto indietro. Quindi questo è un altro modo, sarebbe un altro modo di, no? Quindi io scriverei del tipo voto, terza C, educazione civica, virgola studente. Civica. In alternativa. Questo meglio, però va bene lo stesso. Ecco. Dal punto di vista del contenuto di informazione è lo stesso. E quindi il passo ultimo, qual è? Ultimo non proprio, ma quasi, è il passo 8-9. Il sistema presenta un form in cui inserire la valutazione. Allora qui da solo non dice nulla questa frase, se non vado a vedere nel mio modello concettuale da che cosa è composta la valutazione. La valutazione è composta, se ricordo bene quello che avevamo discusso quando abbiamo fatto questo esercizio, da tre ingredienti. La data, ovviamente, il voto e il tipo. L'aveva chiamato tipo, mi pare, o natura, cioè orale, barra scritto, barra prova pratica. Allora, il voto, beh, la data è facile. Il voto è dallo 0 al 10, qua dovremmo decidere, anzi avremmo dovuto decidere prima, parlare del modello concettuale, se l'utente, se il professore può scrivere 6 al 7, 8 meno meno, quasi 9 o cose di questo genere, oppure deve dare dei voti secchi, decimali. Se parla di un registro elettronico che poi alla fine deve essere in grado di calcolarmi le medie, 6 al 7 non ha senso, o 6,5 o 6,5, quindi deve darmi un valore. Con quale granularità permettiamo all'utente di dare i voti? Allora, se l'utente potesse dare solo i voti secchi, interi, dallo 0 al 10, andrebbe benissimo una tendina tra cui scegliere tra 0 e 10, come o una lista, o una lista già scomparsa, come facciamo per la dimensione dei font in caratteri. Se pensiamo già di dare i mezzi punti, beh, questa tendina comincia ad avere 20 righe. Però il vantaggio di una lista è che l'utente, no, da un lato non deve necessariamente scrivere 6,5,
e dall'altro lo vincolo a dare solamente i voti e i mezzi voti e non che si inventi 7,312. No, perché di elementi strani in giro ce ne sono. È una scelta questa. Se vogliamo permettere che l'utente inserisca 7,312 come voto, gli diamo un campo di testo libero e basta. Se invece vogliamo vincolare il professore a dare dei voti interi o mezzi, va bene una lista. Interi o mezzi a volte è troppo siamo secca come valutazione, anche perché il range da 0 a 10 non viene mai usato tutto, quindi il range effettivo è più basso. Quello che potremmo fare è fare un compromesso, o meglio, il meglio di entrambe le soluzioni, come si faceva qua. La dimensione di un font oppure il baud rate ho un valore che ha già dei valori predefiniti, quindi lo posso scegliere dalla lista, ma se voglio posso inserire il mio. Poi magari avrò un meccanismo che taglia dal quarto decimale in avanti o dal quinto in avanti, se proprio. Quindi arriviamo, quindi questa volta alla parte più complessa, che è l'inserimento vero e proprio dei voti. Allora possiamo duplicare questa. A questo punto siamo a voto, o valutazione abbiamo chiamata, chiedo scusa. Quindi studente, non scrivo più studente, ma scrivo, come si chiamava? Zollo. Zullo Giulio. E qui dovrò avere i tre campi che sono data, abbiamo detto voto e tipo. Allora data, ho un oggetto di questo genere che già mi fa capire che posso scrivere la data in questo campo oppure prendere un calendarietto che si apre. Poi abbiamo detto il voto può essere una combo. Combo box, voto in cui scriviamo 10, 9,5, 9, e ordiniamo così, dai, per anziché partire da 0 è brutto, eccetera. Stato chiuso. Ok. E poi ho abbiamo detto il tipo, che è di nuovo un'altra combo. Tipo può essere orale, scritto e pratico. Questo tipo potrebbe anche essere sostituito da tre radio button, tanto abbiamo solamente tre scelte chiuse. A fianco gli metto delle etichette, è sempre bene averle, data, voto 0-10, non 9-10, 0-10, 68 è finito, e poi l'altra label può essere tipo. Ecco, devo solo controllare cosa scrivere in questo bottone, vi chiedo ancora 2 secondi, perché dice il sistema inserisce la valutazione nel registro e conferma al docente il corretto inserimento, il passo 10. Il passo 10 è semplicemente una videata in cui c'è il riepilogo delle informazioni. Però vuol dire che nel passo 9 il docente inserisce già il voto.
mi ero chiesto mentalmente, dico, ma questo voto qua, nel momento in cui premo, vado avanti, è definitivo? Oppure mi viene presentata un riepilogo e poi devo confermare il riepilogo? Questo dice no, questo non è un riepilogo da confermare, è solamente un riepilogo di, di un'inserzione che è già stata fatta. Quindi, se vogliamo seguire il pattern del, del wizard, questo qua non si chiama più avanti, ma si chiama finisci, o termina, concludi. No, in inglese finish, mi sembra che in italiano traducono come termina. Così mi è chiaro che se, se clicco questo, oppure registra, potrebbe anche essere registra il voto, mi è chiaro che se clicco questo il voto viene salvato. Poi manca ancora un mockup finale con di fatto tutte le informazioni che abbiamo raccolto finora riepilogate. Ok, quindi abbiamo fatto questo parallelo facendo attenzione ai dati, la natura dei dati e i controlli da scegliere nei vari casi. Alla settimana prossima.